Ma guarda, io affronto tutte le partite nello stesso modo, perché comunque ogni partita è una storia a sé, quindi bisogna affrontarla sempre con la massima serenità, con la massima voglia e cercare di fare bene. Quindi sì, è un derby, però comunque l'ho affrontata come affronto tutte le altre. L'hai affrontata anche con una novità al fianco, con Negro? Sì, abbiamo giocato io con Michael. Mi sono trovato molto bene anche perché voglio dire, è molto facile giocare con Michael, ha doti uniche credo in questa squadra, quindi poi è andato abbastanza bene, abbiamo fatto gol sia io che lui, non poteva andare meglio, dai. Settimana eccellente, primi in classifica. Ma neanche la guardo onestamente, perché comunque vogliamo arrivare il prima possibile a 40, 41 punti per arrivare alla salvezza, poi se verrà qualcosa di buono dopo, questo lo prenderemo. Parliamo di questa partita di domenica che per te è anche particolarmente attesa, no? Un rapporto d'amore con Cosenza, anche se poi sei andato via, mi dicevano un po' di polemiche, no? No, polemiche non Parte ci. di tifosi, Ma diciamo. sì, diciamo, anche, sono stato molto bene lì, voglio dire, abbiamo vinto una Coppa Italia dopo che eravamo partiti male, vinto il campionato dalla Serie C2 alla Lega Pro Unica, quindi sono stato molto bene, mi sono trovato molto bene, la piazza mi ha sempre accolto nel migliore dei modi, però ormai sono un ex, ora faccio parte di quest'altra squadra e voglio vincere con questa squadra, anche se ho molto, molto rispetto per i colori della Cosenza. Però, come ho detto prima, vogliamo fare bene, vogliamo continuare questa striscia buona che stiamo facendo in questo periodo. Questa partita contro una squadra che forse ha qualche punto in meno rispetto alla tabella di marcia, che casertano dobbiamo attenderci? Cioè, le insidie arrivano proprio da questo, no? Ma come ho detto prima, ogni partita è una storia a sé, questo è un campionato molto livellato. Noi sicuramente affrontiamo una squadra domenica. Secondo me è forte perché comunque è rimasta di 7-8 undicesimi dell'anno scorso, conosco la maggior parte ed è un'ottima squadra, poi comunque loro fanno della grinta, della rabbia, diciamo, calcisticamente parlando, la loro forza e quindi credo che sarà una partita molto dura, però noi siamo pronti anche a questo e vogliamo fare bene. Proprio perché conosci il Cosenza, secondo te su dove si deve lavorare? Quali sono i suoi punti deboli? Ma i punti deboli non credo che ne abbia tanto, però come tutte le squadre qualcosa deve concedere, perché loro sicuramente giocano in casa, penso che vorranno fare la partita e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare magari quelle poche palle che ci capitano.